Allora, vi presento questo qua che mi metterà i... come si chiamano? Non mi Gli ricordo. effetti. Gli effetti. E quindi è un mio amico di classe, perciò trattatelo bene, per piacere. Perché ha bisogno. Sì. Io ho bisogno. Ho Sì, veramente, hai bisogno? bisogno. Vai, fai partire. Allora. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Davide era gay. Adesso sta con lei. Davide parla con il cuore in mano. Davide dice: sono un altro uomo. Davide dice: prima di raccontare il mio cambiamento sessuale, volevo chiarire che se credo in Dio, non mi riconosco nel pensiero dell'uomo. Che su questo argomento è diviso. Non sono andato a bisogno di psichiatri, preti o scienziati. Sono andato nel mio passato, ho scavato e ho capito tante cose di me. Mia madre mi ha voluto troppo bene, un bene diventato ossessione, piena delle sue convinzioni. Ed io respiravo per le sue attenzioni, mio padre non prendeva decisioni. Ed io non riuscivo mai a parlare, stavo fuori tutto il giorno per lavoro. Avevo l'impressione che non fosse troppo vero, ma mi infatti chiese la separazione. Avevo 12 anni, non capivo bene. Mio padre disse la giusta soluzione. E dopo poco tempo cominciò a bere. Mamma mi parlava sempre male di papà. Mi diceva non sposarti mai per carità. Delle mie amiche era gelosa, morbosa. E la mia identità era sempre più confusa. Davide era gay. Adesso sta con lei. Davide parla con il cuore in mano. Davide dice: sono un altro uomo. Davide era gay. E adesso sta con lei. Davide parla con il cuore in mano. Davide dice: sono un altro uomo. Sono un altro uomo. Ma in quel momento cercavo risposte. Mi vergognavo e le cercavo di nascosto. Che c'era che mi diceva: è naturale. Io studiavo Freud, non la pensavo uguale. Poi arrivò la maturità, non sapevo che cos'era la felicità. Uomo grande mi fece tremare il cuore, che lì che ho scoperto di essere omosessuale. Con lui, le sue benedizioni, l'atteggiamento c'era, io potevo fosse amore. Sicuro di essere me stesso, forse per una gara che faceva me stesso e mi sentivo colpevole. Prima o poi lo prendono, ma se spariscono le prove poi lo so, non cercavo nei nuovi di chi era mio padre. Andavo con gli uomini per non tradire mia madre. Luca era gay, adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca, Davide dice: sono un altro uomo. Davide era gay, adesso sta con lei. Davide parla con il cuore in mano. Davide dice: sono un altro uomo. Davide dice: per 4 anni sono stato con un uomo. Tra monogami spesso ci tradivamo. Io cercavo ancora la mia verità. Grande per l'eternità. Per una festa tra tanta gente ho conosciuto lei che non c'entrava niente. Lei mi ascoltava, lei mi spogliava, lei mi capiva. Ricordo solo che il giorno dopo mi mancava. Questa è la mia storia, solo la mia storia. Nessuna malattia, nessuna guarigione. Caro papà, ti ho perdonato, anche se qua non sei più tornato. Mamma, ti penso spesso, ti voglio bene. Ho ancora il tuo riflesso, ma adesso sono padre e sono innamorato dell'unica donna che io abbia mai amato. Davide era gay e adesso sta con lei. Davide era parla con il cuore in mano. Davide dice: sono un altro uomo. Davide era gay e adesso sta con lei. Davide parla con il cuore in mano. Davide dice: sono un altro uomo. Rosaria, se Nunzia te lo dice, io ti amo. Vediamolo.